Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 629esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora, ieri ci eravamo lasciati a questo hotel qui, quindi vediamo subito di ripartire. Senza perdere tanto tempo, che dobbiamo andare a passare per qui davanti, perfetto. Che ci aspetta un bel po' di strada. Ci passiamo qui bene. Ma ci siamo passati. Forse oggi riusciamo a non finirlo questo viaggio, come vedete, perché mi sembrava che mancasse poco, invece mancano 650 km, quindi non lo finiremo. È possibile finirlo oggi, a meno che io non tagli il video o faccia qualche magia. Dov'è che dobbiamo andare a scaricare? A Tartu. Ma Tartu è in Estonia, no? Lì comunque Estonia, Lettonia, Lituania. Fammi vedere. Sì, infatti questo qui non so dov'è, però. Allora, cos'è? Estonia, sì. Ci sono camion parcheggiati dappertutto. Ecco, mi si è già cominciato Eurotrack a mettersi di corna, perfetto. Come vedete oggi non c'è la webcam perché non ne avevo voglia sinceramente di starla a mettere, non... poi non c'era neanche tanta luce, quindi sarebbe venuto un po' uno schifo e quindi non l'ho neanche messa. Guardiamo un attimino i nostri autisti quanto ci stanno facendo guadagnare. Allora, questa qui che in teoria è l'ultima, anzi no, è un uomo, beh, non ci fa guadagnare niente. Ma come ci fa guadagnare 300 euro a viaggio? Detto che lo licenziamo, eh. Questo dovrebbe già farci, sì, infatti 7.000, 8.000, 5.000, va bene, questo sono io. Quindi va bene, dai, forse dobbiamo licenziare quello lì, 300 euro a viaggio, no, non ci ripaghiamo neanche il gasolio. E via. Sperando che poi ci sia un pochino di autostrada, ma non mi sembra di vederne. Che non c'è né autostrada per quasi niente per adesso. Dov'è che si può prendere un po' di autostrada? Qua. Sì, qua è tutta autostrada. Ma non è vero. Dov'è che comincia? Qua. Scusa, è qui. Qui è due corsie. Oh, no, non è niente a due corsie. Sembrava due corsie. Qua. Boh, vabbè, lo vedremo quando arriva a due corsie, lo vedremo. Da quando hanno cambiato il GPS adesso sembra tutto autostrada, ma non lo è. Vai, se poi non c'è nessuno davanti più o meno va bene lo stesso, ma se poi cominciano ad esserci magari incroci o cose del genere ci mettiamo anche probabilmente 3 episodi invece che 2. E non è che mi piaccia molto metterci 20 minuti in più veri. Perfetto. C'è un'area di servizio, ma io gasolio per adesso non lo faccio, che qua mi sembra sia molto caro in queste zone. Vediamo come stiamo messi di media. Quasi 4 litri ogni 100, ogni 10 km, 38,5 ogni 100 km. Secondo me con uno scanner riuscivamo anche a fare di meno. Uno Scania dello stesso anno circa, cosa potrebbe essere? Un R4,80, perché che si avvicina di più al 460, cioè 450, ma è più nuovo. E poi sicuramente faceva molto meno di questo, un 450. Cosa c'è? Il 480, un R480. Perché poi se no c'è... Volendo sì, c'è lo Scania 460, ma a parte che vabbè è un V8 ed è della serie 144. Ecco, attenzione qua che guardavo se mi era partito il cronometro e mi tiravo fuori strada. È della serie 144 se non mi sbaglio. E poi c'è anche il
R460, le R460 Streamline, vabbè, a parte quello. Però un motore esclusivo per i paesi emergenti lì. Tipo per il Brasile c'è lo Scania 460, fatto un po' così sono. O magari per la Cina, ci sono dei posti un po' strani, ti danno quei. Non so perché fanno delle cose così, però fanno così. E quindi 440, alla fine 440 o 480 sono sempre 20 cavalli di differenza. Si possono provare tutti e due. Forse 440 potrebbe consumare un pochino, non so. Vedremo. I Vaslicchia, cosa del genere dobbiamo tenere adesso. Sì, questi posti sono belli da andare, però ogni tanto, infatti mi sono già forse un po' pentito di aver comprato il garage lì e di averci spostato la base. Perché sono belli, però se cioè, ci devi andare una volta ogni tanto. Ora, se per tornare, diciamo, alla civiltà più vicina, per prendere l'autostrada più vicina, ti tocca fare 1500 km. Se voglio provare un po' un camion in autostrada anche come consuma, ciao. Là forse era troppo comodo perché uscivo e c'avevo tutte le autostrade in quasi tutte le città. Ma a Capo Nord peggio ancora, cioè proprio dagli estremi sono andato. Se no dov'è che si potrebbe prendere un garage? Io l'avevo visto uno bello che era qua. Qui, questo qua è molto bello. Dovrebbe essere. Eccolo. Questo io voglio prendere anche il prossimo garage, ce lo ricordiamo. Scusa, sporta via il cartello. Sono accese le luci. Sono 3:15 del pomeriggio. Luci gialle poi. Possiamo vedere di bello su questo volo? Niente, ci ho fatto vedere tutto. Perché si tira sulla testa? Si va all'indietro. Ah, ecco, c'ho il tracchiere che è un po' spostato. Vediamo adesso se lo fa ancora. No, ok, ora non lo fa più. Cioè, più che il tracchiere, il pro che era un pochino spostato, cioè non era in verticale, era tipo per 45 gradi e fa sti problemi. Deve essere tipo puntare perpendicolare al tracchiere per farlo funzionare bene, anche se teoricamente dovrebbe funzionare un po' in tutti i sensi, però il modo migliore è questo, quindi io tengo così. Qui rallentiamo un pochettino, faccio una curva un po' brutta. Adesso soldi come siamo messi? 14.000, questo me ne dà 63 senza danneggiamenti, quindi siamo a posto quasi. 63 se ci toglie poi 10.000 euro al giorno di debito. Siamo a posto per una settimana quasi. Se poi ci prendiamo qualche multa, il giorno è domenica. Basta, basta adesso. Stare un po' attenti senza stare a prendere troppe multe. Fate che non le prendiamo più come prima, che erano solo macchine della polizia che ci passavano di fianco e quindi prendevamo sempre multe. Speriamo che questi incroci non ci taglino di nuovo la strada come avevo detto ieri. Guarda che brutto questo video, già è un po' di scusa, ci mettono pure tutte le luci. Arriva un secondo. Ok, scusate ma un po' di raffreddore, quindi niente. Oh, finalmente siamo in un pezzo due corsie, che penso sia molto corto, perché ci siamo forse solo dentro questa città di, non si capisce il nome, che ha due corsie. È tipo
tipo una tangenziale, qualcosa, no? Oltretutto, qua c'è il limite di 80, però per le macchine c'è di 200. Allora, latti, micheli, non micheli, io non conosco, però devo uscire. Dobbiamo uscire qua per qualcosa, insomma. Questa è la città di... Fammi un po' vedere che sono curioso. Ivaskila. JY, vabbè, c'è proprio JY, come si pronuncia? Guarda che non pesiamo neanche tanto, però... Questo le catene ce l'ha, però... Non so se mai se facciamo una curva così che... Boh, vedi che si strappa. Guarda che vabbè, qui nel gioco non può succedere, non fa niente. Quello mi dà la precedenza, sì. Ok, forse ora siamo entrati in una... L'autostrada è già un po' vera, forse. Ma mi sta tanto di... Perché vedo che poi qui sì, dobbiamo uscire di nuovo con una rotonda, quindi... L'autostrada è una rotonda, non ne ho mai vista. All'uscita sì. Anzi sono contenti, però... Dentro l'autostrada no. La miseria cosa ho combinato. Mi sa che, essendo convinto di stare guidando uno Scania, ho sbagliato come cambio e ho scalato una marcia in più. Perché non c'ho tanto l'abitudine con il cambio del volo. Che c'è la prima in avanti, la seconda indietro e la terza a destra in avanti. Scania c'è la prima indietro, la seconda in alto a destra e la terza in basso a destra. È tutto sfalsato di una marcia. E l'altra marcia ce l'ha il Volvo dietro a sinistra e lo Scania avanti a sinistra. Però quello non è un grosso problema, tanto quello me lo ricordo. È una delle prime volte quando lo guidavo, quando l'ho preso adesso, oppure quando lo guidavo, non mi ricordo. Comunque mi è capitato adesso, quando l'ho preso 1140 km fa, che sono arrivato lì, l'ho preso, sono uscito dal garage, sono andato per agganciare il semirimorchio e dicevo, ma come non va indietro? Perché mettevo la retromarcia in Su questo non abbiamo le luci supplementari, quindi penso che in questi posti non ci verremo molto volentieri. Perché è buio, le strade sono piccole ed è proprio brutto senza le luci. Beh, si vede abbastanza, però niente in confronto alle luci che avevo messo sull'R480. Avevamo pagato poco, forse 2000 euro per le luci, che erano l'Oxenon, avevo preso quelle che costavano un po' di più perché erano l'Oxenon. E il bull bar davanti, piccolino, era quello a fare lì, me lo ricordate? No, però andava bene. Io mi devo fermare a 3 minuti alle 4, perfetto. C'è qualcosa da fermarsi? No, perfetto, ancora di più. Prendo la strada del corsivo, sì. No, forse qui si alterna un pochettino. È 57, sono i 16. Boh, vediamo dove ci riusciamo a portare più avanti possibile. Se vediamo un pezzettino di strada larga ci fermiamo. Tipo qua potremmo... È un po' brutta come cosa, perché vedo una curva brutta. Però potremmo provare a fare una cosa del genere. Sì, ora quando è che si restringe a fare qui, quindi non posso fare adesso, perché è troppo forte. Sì, pensavo durasse un po' di più quella corsia. Cioè, quelle dall'altro lato durano sempre
20 km, quando tocca a noi la doppia corsia ci dura mezzo meno. Dai, che sono i 32. Sto ad animare. È di qua. Però com'è tardato su per Finlandia, il posto. Oh, guarda. Un'area di sapienza qua. Non l'avevo visto dalla parte. No, sì, questo. Non vorrà parcheggiarsi, c'è cioè questo. No, lui è passato, è andato, ha fatto gasolio in modo... Non si mette più in moto. In modo teleferico, telematico. Entro qua io. Io preferisco perché se no andare di là devo fare manovra. Se no entro direttamente qui e non ne faccio neanche manovra. Così mi allargo un pochettino. Cioè, sono... Beh, stavo per dire, mi sembrava forse... già 20 alle 6 e sembra notte, effettivamente. Perfetto. Facciamo che fare... un'ora e 18 di guida. Facciamo venire le 8 del mattino. Almeno si vede qualcosa, perché sennò io partirei molto prima che non c'è traffico. Ma come non posso partire? Perché? Ecco. Questi sono i bug. Ora devo far passare una settimana e far tornare lunedì, perché si è buggato il tachigrafo. E io probabilmente scendo anche sotto. No, mi sono aumentati i soldi. Le 8 di domenica, le 7 di lunedì, le 8 di lunedì. Vedete ragazzi, questa qui è una cosa un po' che non si sa se è bella o brutta. Ora abbiamo 115.000 senza aver fatto niente, perché adesso rimborso uno dei debiti, almeno è meglio. E ci chiedono solo 8.600 al giorno invece dei 10.000 passa di prima. Perché non è per colpa mia, però ho dovuto mandare avanti una settimana al tempo, gli autisti mi hanno guadagnato i soldi e diciamo mi sono preso dei soldi senza merito, però io non ne posso niente, si è buggato il tachigrafo. Quando fa così, che dice violazione del riposo settimanale, devi far ritornare lunedì a tutti i costi. Se ti va bene, sei durante la settimana. Se non ti va bene, che per me era già lunedì e mi dice che ho violato i tempi di guida della settimana, ho dovuto resettarli per lunedì. Forse perché ho guidato domenica, ma non penso, qui c'è, non c'è il divieto per guidare la domenica. A parte che magari questo qui che l'ha fatto l'ha messo in tutte, non ha specificato dove, ha messo il divieto. La dico del tramontamento di alci. Ancora in Finlandia qua, sì. Credo proprio di sì. Sì. Anche Rene, allora. Rene di Babbo Natale. Ok. Qua forse sembra davvero autostrada. Che almeno con questi svincoli fatta così di solito l'autostrada, poi se non lo è di nuovo se non ne frega tutto. Là mi sa che c'è un po' caldo perché c'è l'aria impostata sul modo più freddo che è 16 gradi. È regolata sulle bocchette che ti puntano in faccia. Quanti gradi ci sono fuori? Dove sta scritto? Dove c'è scritto il luogo? Quanti gradi ci sono fuori? 18 gradi. Come potete, sono 18 gradi fuori, cioè siamo in Finlandia d'inverno. Il fatto che mi sembra più strano che ce ne possa essere 18, però avere 16 gradi in cabina non so quanto possa essere piacevole. Poi magari non lo so,
il nostro autista virtuale sta guidando con 10 cappotti, 20 berretti e boh, non so cos'altro però. Stanno sparando. Che davanti, dietro a un Renault, non ci sto perché poi mi fa perdere tempo. A parte che loro vanno 80, io vado 90. Non bisognerebbe andarci, se passa la polizia ci fanno fermare, ha anche ragione. Però poi in salita deve fare un'uscita che faccio io, ci mette 10 minuti e io ce ne metto 20 secondi. Adesso mi sono messo 87, quindi siamo... Così siamo fregati lo stesso, perché nel 77 c'era una piccola discesa, il camion sarà andato a 88, infatti mi ha fatto la multa. Come le chiamo proprio? Anzi, fermiamoci qua. Questo servizio area. Perfetto. Intanto sono curioso di vedere quanto viene qui il gasolio. Spente tutte le luci alle 9 del mattino. Allora, quanto viene qua? 1,15. Io direi che riempiamo un po' il serbatoio che non si sa mai. Bing. Bing. Perfetto, seconda, adesso andiamo a parcheggiare qui davanti. Sono partite le 8, abbiamo già fatto un'ora di guida, qui ci fermiamo, non facciamo per niente. Questo zoom non me ne sono manco accorto che ero andato lì. Poi c'è due puntini, teoricamente quelli lì dovrebbero essere, diciamo, due semicerchi, due che ti indicano la zona. Com'è che posso farvelo vedere? Oramai non ve lo posso far più vedere. Ok, così sì. Allora, teniamo il volante fermo così. Ecco. Dovrebbe essere così e così. Che ti indicano la zona dove il motore è in coppia e dove no. Però, boh, non funzionano. Sono solo puntini. Teniamo le luci, il lampeggiante lo lasciamo acceso. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.